La campagna elettorale a Vaiano entra nel vivo. I tre candidati Emanuela Paci, Primo Bosi e Francesca Vivarelli hanno inaugurato i loro comitati elettorali e stanno presentando le proposte ai cittadini. Emanuela Paci, avvocato civilista, corre per la lista Vaianesi. Il programma è molto vasto. Chiaramente gli ultimi eventi hanno imposto una priorità che è quella della viabilità del territorio e che quindi sarà tenuta in considerazione ovviamente soprattutto. Il resto, anche se molto importante, lo mettiamo però come seconda come al secondo posto. È un programma creativo dove le competenze contano tantissimo. Dopo la rottura col PD è sceso ufficialmente in campo anche il sindaco uscente Primo Bosi con la sua lista. Vaiano non si ferma. Il nostro percorso comincia oggi, per cui noi da oggi cominceremo a incontrare la cittadinanza, cominceremo a incontrare le associazioni. Dovremo ancora buttare giù insieme un programma che sia di prospettiva, non limitata a 5 anni, ma che di una visione della Vaiano del 2030, dando una nostra idea di paese da qui al 2030. Io credo che sia importante in questo momento creare uno spirito di squadra che porti una proposta importante per la comunità. Poi il resto non ha grossa importanza. Già pronti programma e lista dei candidati al Consiglio di cambiare insieme per Vaiano, la coalizione civica e politica che sostiene la candidatura di Francesca Vivarelli e su cui ha trovato la convergenza anche il PD. L'elemento che più ci connota politicamente come cambiamento è il metodo, un metodo appunto di coinvolgimento vero dei cittadini, di ascolto. Abbiamo un programma condiviso, gruppi di lavoro che lo hanno scritto insieme ai cittadini e che ha due grandi temi principali, due grandi priorità che sono un grande piano di messa in sicurezza del territorio che è in dissesto idrogeologico e poi naturalmente legato anche a questo il tema della mobilità